Io non sono abituato a stare lì a piangere, a fare la vittima, però anche il mio nome è stato affiancato in più di un evento musicale, ricordo benissimo uno ad esempio in Piazza Matteotti, dove mi si augurava la morte, per dire, no? Ma io posso capire che i giovani sono esuberanti, hanno bisogno di esprimersi, come anche i giovani nostri hanno bisogno di esprimersi, no? Per carità, ma laddove ci sono i fondi comunali, è quello che insisto io, laddove ci sono i fondi comunali, i fondi dell'amministrazione, queste cose potrebbero anche andare a cadere. Ed è per questo che ho ulteriormente emendato la mozione, visto che comunque non convince il nuovo assessore alla cultura, Iulio Andreollo. Quindi, oltre ad aggiungere su quello che avevo già scritto, quindi modificare il regolamento per evitare l'erogazione di contributi pubblici a iniziative dal contenuto politico, sotto suggerimento del consigliere Giovanetti, volto ad indirizzare l'opinione pubblica verso specifiche componenti politiche e contro di altre, e sotto suggerimento anche del buon consigliere Giovanni Benussi, togliendo in futuro il contributo alle associazioni che si macchiano di tali episodi. Questo deve servire, spero servirà, da deterrente affinché le associazioni evitino di fare politica, di usare slogan o termini. Forse ad alcuni di voi non è mai successo di essere insultati pesantemente, forse. Non è bello quando viene fatto con i soldi pubblici, però, no? E voi ve la ridete, non è bello quando viene fatto con i soldi pubblici. Ci sono delle vere e proprie campagne che, per dire, dal mio gruppo politico a quello della Lega, cioè abbiamo dovuto sopportare negli anni e sono state abbastanza pesanti. In molte occasioni sono state fatte con i contributi pubblici. Quindi io chiedo di votare favorevolmente a questa mozione. E per quanto riguarda invece il discorso degli esposti che si faceva prima, gli esposti sono stati fatti, ci sono anche denunce aperte alla Corte dei Conti e moltissime altre cose. Questo per vari episodi che sono successi, purtroppo, lo ribadisco, anche in questa legislatura. Si sperava che con la chiusura della legislatura spagnola queste cose fossero terminate, invece purtroppo non è stato così. Io non voglio addossare la colpa assolutamente all'assessore Andreollo o al sindaco Caramaschi o a chi che sia, perché non possono rispondere loro per queste associazioni, però sicuramente siamo tutti chiamati a rispondere dei contributi, quindi dei fondi, quindi dei soldi dei cittadini che vengono erogati per fare attività culturale e non politica. Grazie.